dalle ville storiche a un'ex chiesa, passando per un teatro, un palazzo, un faro e un'ex dogana. Denominatore comune, recuperare il patrimonio pubblico coniugando turismo, cultura, ambiente e mobilità dolce, sottrarre all'abbandono e al degrado immobili di proprietà dello Stato per aprirli al pubblico e avviarli a una valorizzazione economica e sociale. Sono questi gli obiettivi che si pone l'Agenzia del Demanio attraverso l'affido in concessione di beni pubblici per un massimo di 50 anni a privati in grado di farsi carico del loro recupero, riuso e buona gestione. 22 i beni messi a bando per i quali sul sito dell'Agenzia e fino alle 12 del 19 maggio 2022 è possibile fare un'offerta. Si tratta di immobili distribuiti su tutto il territorio nazionale che rappresentano un ventaglio variegato di tipologie del patrimonio immobiliare pubblico di valore storico, artistico e identitario, tutti strettamente legati ai contesti paesaggistici e urbani, al tessuto socio-culturale e alle comunità locali di riferimento. Tra i beni di importanti dimensioni si trovano l'ex caserma Caldieri, incastonata sul lungomare di Levante dell'isola di Ortigia a Siracusa, il cui impianto principale risale al XVII secolo. L'edificio, nato come convento e poi adibito a caserma e infermieria militare, trova la sua collocazione storica naturale all'interno del XIX secolo, epoca in cui si fa risalire la sua ristrutturazione. A San Nicola Arcella, Cosenza, troviamo Palazzo dei Principi Lanza di Trabia, che, edificato alla fine del XVIII secolo, era la residenza estiva dei signori di Scalea, la famiglia Spinelli. L'edificio si affaccia su uno scorcio del Mar Tirreno che consente la vista da Punta degli Infreschi, nel Cilento, fino a Capo Scalea, nell'Alto Tirreno cosentino. Dalla Calabria si passa alla Liguria, dove a Sanremo si trova Villa Lieta, già Boyd, con parco e pertinenze, costruita all'inizio del XX secolo in un quartiere ottocentesco di alto pregio posto sulla prima fascia collinare a ridosso della costa. Nella pianura a sud-ovest di Firenze, invece, c'è Villa Carducci Pandolfini, struttura di impianto quattrocentesco a forma di ferro di cavallo, sorta sui resti di un'antica torre trecentesca. Il complesso deve la sua fama al ciclo di affreschi raffigurante uomini e donne illustri che Andrea del Castagno eseguì intorno al 1455 sotto il loggiato trasformato poi in salone. Dalla Toscana si torna in Sicilia con il carcere di San Vito ad Agrigento, la cui costruzione del corpo centrale ebbe inizio nel 1432. Successivamente, nel 1578, il convento fu affidato da Papa Gregorio XIII ai riformati, che vi furono ospitati per 4 secoli. Dopo il 1861 e in seguito alle riforme emanate dopo l'Unità d'Italia, l'immobile venne acquisito dallo Stato e dal 1862 venne trasformato in carcere. Ma nella lista figurano anche immobili particolari, lo storico Teatro Rossi a Pisa, l'ex chiesa di San Cristoforo a Mantova, insieme a edifici di medie dimensioni lungo itinerari legati al turismo sostenibile. L'iniziativa è inserita nell'ambito del progetto Valore Paese Italia che, accanto all'Agenzia del Demanio, vede il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, l'Agenzia Nazionale del Turismo, Difesa Servizi S.p.A. insieme ad altri partner istituzionali come ANAS e ANCI Fondazione Patrimonio Comune. Il progetto ha lo scopo di riunire sotto un unico brand le reti tematiche che puntano alla valorizzazione di immobili di interesse culturale e paesaggistico, favorendo nuove attività legate al turismo sostenibile, alla cultura, allo sport, alla formazione, alla mobilità dolce e alla tutela dell'ambiente attraverso il ricorso a strumenti di partenariato pubblico-privato. Tra gli obiettivi di Valore Paese Italia c'è anche quello di mettere a sistema forme di sostegno allo sviluppo del turismo lento e sostenibile, associato alla valorizzazione del patrimonio pubblico.